quanto mi mancava fare un video da qui, dall'esterno stadium, perché quelli che abbiamo fatto nella seconda parte dell'ultima stagione sono stati duri, complicati, difficili da accettare. Io spero che il vento comunque vi faccia sentire qualcosa, vi garantisco che fa caldissimo. Conferenza stampa di Thiago Motta, confermato quello che avevamo raccontato questa mattina, ovvero tanti saluti ad Adrien Rabiot che non giocherà più alla Juventus. Non so onestamente dove andrà, se darà la priorità alla Premier, se andrà al Milan, non ci interessa, ciò che ci deve interessare era capire come potesse finire questa situazione ed è finita, non c'è la benché minima speranza, come comunicato anche dalla stessa Juventus, che Adrien resti, punto. Per il resto è stata una conferenza stampa, quella di Thiago Motta, la prima dall'allenatore della Juventus, che la definirei ermetica. I titoli non mancano, ma è giusto che Thiago Motta poi sia il classico allenatore che predilige parlare di campo e non di extracampo. Nessun riferimento al mercato, allineandosi totalmente al pensiero di Cristiano Giuntoli. Quando gli è stato chiesto di Cop Miners ha risposto chiaramente non parlo di calciatori di altre squadre, però è entrato in maniera un po' più specifica sulle caratteristiche dei protagonisti poi della stagione che sta per, o meglio che è iniziata e che sta per iniziare nel concreto con il rientro dei giocatori che hanno giocato in Copa America barra Euro 2024. Su il Diz mi è sembrato sinceramente colpito dalla disponibilità sia del ragazzo e sia dalle caratteristiche dello stesso. Poi c'è stato un passaggio che onestamente mi ha gasato molto, quando Thiago, parlando dei centrocampisti, ha detto: devono saper far tutto. Credo che fosse una domanda specifica su Miretti fresco di rinnovo. Ha anche spiegato come ci saranno situazioni di gioco in cui Douglas Luiz farà anche il difensore e noi dobbiamo abituarci, lo ripeterò fino allo sfinimento, che con Thiago non bisogna fossilizzarsi sui numeri, dobbiamo invece concentrarci sugli spazi, su come occuparli con e senza palla. Questa è la vera mission che Thiago Motta dovrà fin da subito impartire ai suoi. Gli è stato anche chiesto: ma dove troverete il tempo di potervi plasmare, considerando come tra un mese inizia il campionato, c'è il mercato, alcuni giocatori arrivano dopo, alcuni molto dopo, cioè, però Thiago Motta ha detto è la normalità. Se sei la Juventus e giochi ogni 3 giorni, sei impegnato come in questa stagione in 5 competizioni, non è che ti puoi piangere addosso, è la normalità. Quindi, attraverso la normalità, bisogna costruire questa annata. Detto ciò, su Vlahovic mi è sembrato molto carico, con equilibrio Thiago lo ha elogiato, ma poi estendendo il concetto in termini di coralità. Sì, Vlahovic è importante, ma è importante poi che anche la squadra riesca a valorizzare le sue caratteristiche. Non credo che Thiago ami molto parlare dei singoli. Thiago è uno che si concentra davvero sui concetti di gruppo, perché è il gruppo a portarti a gettare il cuore oltre l'ostacolo e a creare tendenzialmente, quando le cose vanno bene, qualcosa di importante. E sappiamo quanto sia importante creare qualcosa di interessante in questa società, specialmente dopo gli ultimi anni che sono stati particolarmente difficili. Su Chiesa mi sembra che Thiago si è accodato poi alle parole di Giuntoli, palla totalmente in tribuna, ma il passaggio più importante della conferenza, non me ne voglia Thiago che era il protagonista, ce l'ha dato in chiave mercato Giuntoli, cioè ha spoilerato che la Juventus farà un innesto per reparto. Almeno io direi. Quindi significa un difensore, un centrocampista funzionale, qualcosa in attacco che può essere un esterno. Io credo che Giuntoli sia rimasto, diciamo, con i piedi per terra, ma ovviamente ci saranno più cose da fare. Però sicuramente sapevo che quantomeno altri 3 innesti approderanno alla Continassa, e non sono pochi nella maniera più assoluta, anche considerando come la Juventus abbia già fatto. Azic, dobbiamo aprire anche il tema Azic, perché poi è un giocatore che evidentemente ci sono chance che potrà rimanere in prima squadra. La Juve, quando aveva annunciato Azic, ha annunciato che avrebbe fatto la spola appunto tra Next Gen e prima squadra, ma dalle parole di Thiago a me sembra che
questo ragazzo abbia tutto, ma proprio tutto, per poter rimanere in prima squadra. Dipende esclusivamente da lui. Il ritratto che fa dal punto di vista tecnico Thiago Motta, e correggetemi se ho avuto un'impressione sbagliata, va nella direzione della permanenza in prima squadra. Cioè, se sei forte, e sei forte, hai la testa giusta e hai la testa giusta, tu rimani qui e metti, tu rimani qui inteso in prima squadra, e metti a disposizione le tue qualità per il calcio dei grandi. E credo che sia correttissimo che ciò possa accadere, anche perché la Juve su Azzi ci si è esposta, e lo ha fatto in maniera corretta, bruciando in una notte l'interesse concretissimo del Bologna, che come ben sapevamo era meno di un passo dalla concretizzazione di questo affare. Dobbiamo abituarci a queste conferenze stampa di Thiago, che le definirei perfette, cioè pratiche, asciutte. Non si entra in polemica e si parla di calcio, e dovremmo essere bravi noi giornalisti a fare domande che poi mettano nel mirino soprattutto il rettangolo di gioco. Gli ho chiesto personalmente, perché sono andato a studiarmi questa mattina, quanto fosse itinerante la fascia di capitano nell'ultima stagione del Bologna. Pensate che otto calciatori hanno sfoggiato la fascia, è una cosa inusuale a mio modo di vedere. Mi incuriosiva questo aspetto per capire se alla Juventus potesse essere replicato. La risposta di Thiago non mi sembra che vada in quella direzione. Ha detto: c'è Danilo, non vedo l'ora di averlo. E poi però ha detto: dobbiamo anche parlare a livello di gruppo. Cioè, ha fatto capire che ovviamente anche a livello gerarchico è Danilo l'incaricato a sfoggiare i gradi. Però se voi andate veramente a curiosare, ho visto che il Bologna, prima partita di campionato, credo Bologna-Milan dell'ultima stagione 0-2, capitano Dominguez, che poi si era trasferito in Inghilterra. E poi la fascia è passata da Ferguson, che l'ha avuto tantissimo prima che si facesse male, Freuler tantissimo dopo Ferguson, Orsolini, Posch, una Zirze, De Silvestri. Insomma, Thiago ama responsabilizzare tutto il gruppo, e anche da questo punto di vista è qualcosa di nuovo. Non credo, ribadisco, che si andrà in quella direzione, che ci possano essere otto calciatori durante la stagione a sfoggiare la fascia di capitano della Juventus, ma è un qualcosa che sicuramente fa capire anche quanto sia originale lo stesso Thiago. Abbiamo salutato quindi, diciamo, prima Adrien Rabiot, nessuna sorpresa, e per il resto è una Juventus che oggi proponeva, tra l'altro, in prima fila i nuovi membri più epicali dell'area sport. Quindi c'era Pompilio, che a tutti gli effetti il braccio destro di Giuntoli, c'era Stefanelli, che è, se vogliamo, il braccio sinistro capo scouting, poi Scanavino, la D in apertura, ha fatto un ritratto spiegando come Scaglia sia responsabile under 20, Pessotto il coordinatore del settore giovanile, Claudio Chiellini next gen, tutti che riportano a Cristiano Giuntoli. Dai, fatemi sapere cosa ne pensate di questa conferenza.